Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi giro per voi a sorpresa un haul dedicato al mondo dell'abbigliamento. Perché a sorpresa? Perché negli anni, specialmente da quando è iniziato il mio viaggio nel Dubai Year, e se non sapete di cosa sto parlando, vi linko la playlist che raccoglie i miei video a tema No Buy Year nelle schede e nell'info box, mi sono disabituata al concetto di shopping. Io non vado a fare shopping, io acquisto qualcosa se mi serve. E visto che le necessità di norma sono molto dilazionate nel tempo, non mi capita più di acquistare così tanti vestiti per cui vale la pena girare un haul di abbigliamento. Invece, nell'ultimo mese, mi sto guardando intorno e mi sta venendo il freddo. Praticamente io mi sono ritrovata nella necessità di dover acquistare, non dico un nuovo guardaroba, ma indubbiamente diversi capi di abbigliamento, sia per adattarmi alla mia nuova vita in ufficio, sia per adattarmi al nuovo clima di Milano. Alcuni di questi capi li avete già visti nel mio video sui preferiti del periodo che è uscito martedì, se non ricordo male, ve lo linko nelle schede nell'info box se lo siete perso. Dunque, direi decisamente di partire da quelli che invece ancora per voi sono una novità. Partiamo dalla roba più basica e di sempre non ci spenderemo più di 2 minuti, però io avevo profonda necessità di un paio di jeans blu, cioè proprio profondissima. PS, tutto quello che vedrete all'interno di questo haul, ad esclusione della borsa che arriverà alla fine, sono preso da Zalando. Così già ve lo dico e non mi ripeto per ogni capo, però appunto avevo bisogno di un paio di jeans blu perché non ne avevo fondamentalmente e ho deciso di acquistare loro. Loro sono del brand Pull&Bear e PS mi trovo benissimo con i loro jeans. Li ho acquistati in una taglia europea 38 e se non ricordo male mi sono venuti 13 euro in saldo. Sono dei jeans larghi, a vita alta, io porto solo cose a vita alta, la vita è leggermente elasticizzata, poi appunto gamba larga e dritta e vanno a finire con il risvoltino perché io sono quel tipo di brutta persona. Sono in 100% cotone, li ho messi qualche volta perché questi sono proprio l'ultimo capo che mi è arrivato e devo dire che mi ci sto trovando bene. Lucia ha deciso di fare le bizze a casa mia oggi, perdonatemi se ci saranno cambi drastici di illuminazione all'interno di questo video, però appunto mi ci sto trovando bene e in realtà appunto non sono niente di exciting, ho deciso di inserirli. Se anche voi siete alla ricerca di un paio di jeans low cost, che però sia di qualità più che decente, Pull&Bear specialmente in saldo per me è la strada migliore da percorrere. Passiamo adesso ad un capo trendy, qualcosa che non è che mi servisse propriamente, questo è stato più uno sfizio che in realtà si è rivelato utile, perché se vi guardate in giro noterete che al momento c'è il trend della giacchetta di lana o comunque della camicia, ecco, meglio, camicia oversize più spessa da usare come capospalla. Io praticamente la vedo dappertutto ed è un trend che mi piace tantissimo. Infatti non escludo in futuro di acquistarne un'altra perché ne ho adocchiate un paio che fanno cantare il mio cuore. Intanto ho deciso di prendere lei, sempre a marchio Pull&Bear, e lei è anche quella che avevo indosso nell'ultimo video. Ovviamente non c'è nulla di lana all'interno di questo capo. Io l'ho preso in una taglia M, che appunto è oversize e ha la manica che si chiude con un leggerissimo palloncino. Ho voluto acquistare qualcosa che fosse in un colore neutro per riuscire ad abbinarla con più capi del mio armadio possibile. Molto lunga, e questa qui non è infilabile nei jeans perché è veramente troppo spessa, però ho pensato, quando arriva la primavera posso utilizzarla effettivamente come capospalla. Ma fino a che non arriva la primavera e continua a fare questo freddo, io posso indossare un maglioncino un po' più leggero sotto, cioè praticamente posso vestirmi a strati, non ho inventato nulla, però ho detto posso mettermi un maglioncino più leggero sopra questa e sopra ancora il piumino, in modo da stare il più calda possibile. La sto usando in questi termini ultimamente e mi ci sto trovando benissimo perché nonostante sia nel tessuto peggiore del mondo, credo sia 100% poliestere o qualcosa del genere, tiene un caldo, ragazzi miei, un caldo. Questa sarà perfetta da utilizzare come giacca in primavera. Mi piace moltissimo il colore, certo non è la roba più, non è stato l'acquisto più oculato nel mondo, oserei dire, perché
non credo che abbia una qualità effettiva alta, però per il momento, per quelle che erano le mie finanze attuali, andava più che bene e anche lei ovviamente è stata acquistata in saldo. Direi di continuare sorprendendovi, perché io giuro, giuro, me lo sento proprio dentro, che nessuno di voi poteva aspettarsi che Read Vlog Repeat acquistasse qualcosa del genere. Nessuno, perché Read Vlog Repeat in prima persona, quanto mi faccia strano dire questa frase, non si aspettava di acquistare una cosa del genere. Io sono una persona che ama sperimentare con l'abbigliamento, però con i pezzi sopra, cioè nel senso camicie, t-shirt, maglioni, sì, compro cose dai colori particolari, dalle stampe particolari, dai tessuti, dai volumi particolari, ma con i pantaloni sinceramente sono la tipa più basic che possa esistere sulla faccia della terra: jeans a vita alta, gamba un po' più larga, il massimo è quel tono di blu, ne ho uno nero, ne ho uno bianco. Ok, ho dei pantaloni in tessuto, però cioè, rimaniamo veramente sempre nell'ambito del basic con me per quel che riguarda i pezzi sotto. Poi girando alla ricerca di pantaloni su Zalando ho trovato lui, è stato amore a prima vista. Credo di non essermi mai innamorata di un capo di abbigliamento così in fretta e ho detto ok, proviamolo. Cioè, io ero convintissima che mi sarebbe stato male, ho detto lo rimando indietro, se va male. Non è andato male. Credo sia il pantalone che mi sta meglio che abbia mai avuto ed è completamente diverso da tutto quello che io ho mai provato. Lui è di Mango. Innanzitutto io l'ho preso in una taglia europea 38 ed è un pantalone in finta pelle. Chi l'avrebbe mai detto che io avrei indossato un pantalone in finta pelle color verdone, perché io, se non l'avete capito, mi vesto con i toni naturali della terra, beige, bianco, nero, quelli sono i miei colori, giallo. Ogni tanto sono bellissimi. Pantalone a vita alta, appunto con la cintura integrata, che hanno una gamba estremamente larga, sono dei pantapalazzo e poi hanno i tasconi e sui fianchi non vanno a stringersi sul fondo, rimangono molto larghi. Io li ho indossati praticamente tutti i giorni in cui erano puliti, cioè se questo pantalone è pulito io metto questo pantalone per andare da qualsiasi parte, dall'ufficio alla passeggiata, magari nel weekend, se loro non sono nello sporco loro sono addosso a me, io li amo. Non so quanto dureranno e non riesco a fare un'analisi qualitativa, perché non avendo mai avuto nella mia esistenza un pantalone in finta pelle prima, non ho minimamente idea di quanto durino. E a me sembra abbia una qualità più che decente. La qualità di Mango, per quel che mi riguarda la mia esperienza, è molto altalenante. Puoi beccare capi che ti durano una vita nell'armadio e capi che devi buttare dopo una stagione. Mi sono capitate tutte e due le cose con il brand. Io spero che loro durino il più possibile, perché sono stupendi, secondo me è il modello, in particolare ovviamente la forma, che è il modello che sta molto bene sul mio corpo e quindi mi danno un boost di sicurezza in più, cioè mi sento proprio bene quando li indosso. E poi mi hanno aperto un nuovo mondo, perché io ora inizierò a guardare i pantaloni un po' più particolari. Questo è il massimo della mia particolarità. Fino ad ora hanno anche le tasche e sul sedere, ma sono troppo belli, sono felicissima di averli comprati. Grazie Mango, grazie Zalando di averli fatti uscire nelle mie ricerche, perché avevo messo i limiti di prezzo, quindi erano una roba che mi potevo permettere eventualmente. Ma poi il colore è bellissimo, sta bene con praticamente tutto, dal nero al bianco al beige, con la giacca di Pull & Bear sono bellissimi e mi fanno sentire anche una Bratz. Io mi sento un sacco Bratz quando li metto, un po' Jade delle Bratz, Valeria. Che boost veramente di self-confidence che sono sti pantaloni. L'abbigliamento in realtà è finito. Ho comprato abbigliamento termico, ecco, quindi leggings termici, magliette termiche, però non mi sembravano niente di interessante da mostrare qui. E per questo direi di passare alle scarpe, perché ne ho acquistate ben due paia. Iniziamo da quello che non avete ancora visto. E se avete visto in realtà il video di martedì, questa sarà un po' una ripetizione. Ma io sono arrivata qui a Milano con un solo paio di stivali invernali e tutto il resto erano scarpe da ginnastica in tela. Mi sono subito resa conto che questa città mi avrebbe masticata e gettata via come se fosse stata nulla, se non mi fossi comprata delle scarpe in grado di reggere quello che è il clima. Anche perché io sono stata molto sfortunata e ho vissuto il trasferimento in un momento di particolare brutto tempo, ovviamente qui a Milano, di gelo, di neve, di pioggia tutti i giorni. Io avevo appunto questi stivali neri scamosciati, fra l'altro li stavo
distruggendo. Ho voluto approfittare dei saldi per rimpolpare un po' la mia collezione di scarpe, ma perché ne avevo effettivamente bisogno. Ho acquistato un altro modello che secondo me non c'entra molto con me, cioè proprio vita nuova, Valeria nuova. In questo Milano ho preso questi stivaletti qui. Sono in vera pelle, in realtà li ho presi a un prezzaccio perché loro costavano più di 100 euro a prezzo pieno e li ho pagati 20. E sono del brand Anfield. Sono un 40, uno stivaletto stringato appunto in pelle scamosciata marrone che però ha la cerniera sul lato. Sono comodi. Per carità, non li metto quando piove, ovviamente, ma sono comodissimi, molto morbidi, sono adattati immediatamente alla forma del mio piede e credo che questa sia la grande cosa del prendere uno stivale in vera pelle, è comodo praticamente. Da subito ci faccio i chilometri, io cammino in media 8 km al giorno, quindi capirete bene che una scarpa la posso testare, ecco, abbastanza bene, anche qui vanno d'accordo con quasi tutto il mio armadio, ma del resto avete visto che colore io acquisto abitualmente, quindi uno scamosciato marrone è perfetto. Questa per me ecco, è più una scarpa da ufficio, da lavoro, e nel mio tempo libero non le ho mai messe, credo, forse una volta sola, però per andare al lavoro, stare al lavoro, sono perfette, spettacolari e secondo me dureranno anche parecchio all'interno del mio armadio. Agganciamoci alle scarpe appena smollate sul pavimento per iniziare a mostrarvi quello che effettivamente avete già visto nel video di martedì e continuiamo appunto col secondo paio di scarpe che ho acquistato decisamente più giovanile, cioè ditemi voi, però loro mi fanno molto studente di filosofia o lettere classiche oppure professore, non so, hanno questo vibe un po' classico che non fa propriamente parte di me, ma al tempo stesso anche quest'altro paio di scarpe in realtà non c'entra niente con me. Non so, guardate, non so spiegarvi che trip mi sia preso 2 settimane fa quando ho fatto tutti questi acquisti. In ogni caso, loro sono i miei nuovi Amphibi di Even & Odd. Il mio primo paio in realtà, completamente di Amphibi. Io non avevo Amphibi prima di loro e pensavo che non avrei mai acquistato un paio in vita mia perché non è la tipologia di scarpa che di norma mi attira. Cioè io nei negozi o anche sui siti non li guardo nemmeno, non li degno della mia attenzione. Ora capisco che sono fondamentali nella vita di una persona che cammina 8 km al giorno a Milano. Però sono le scarpe che metto quando piove o minaccia di piovere. Le suole sono pazzesche, anche perché io cammino sui San Pietrini per un pezzo di strada, quindi non mi danno minimamente fastidio. Devo dire che sono comode e sono state comode anche da subito. Hanno la cerniera anche loro sul lato, ma non sono in vera pelle, anche perché loro sono state pagate veramente 2 spicci. Non so quanto mi dureranno nell'armadio, qualitativamente mi sembrano ok, le ho avute troppo poco, sono delle scarpe che miro a distruggere, effettivamente quel che dureranno, dureranno, molto probabilmente quando saranno da buttare del tutto investirò in un paio di Amphibi che siano top, perché davvero loro sono sempre ai miei piedi e non solo le utilizzo per andare al lavoro, ma le utilizzo anche nel mio tempo libero. Anche loro sono un 40, ma davvero sono perfette. Più che altro perché, ok, sono degli anfibi, però sono degli anfibi abbastanza classici, nel senso non ho voluto prendere robe con borchie, colori particolari, forme particolari. Ho cercato l'anfibio che fosse il più classico, l'anfibio più anfibio che sono riuscita a trovare. Ed è bellissimo quando piove e non mi si bagnano i piedi, non mi entra acqua nei piedi e soprattutto la scamosciatura del mio stivaletto nero non arriva a casa completamente lercia e distrutta. Che bello, perché loro li ho già puliti, perché ho beccato la neve e mi si erano tutti macchiati. È sembrato molto semplice da fare. Andiamo avanti con l'ultimo articolo acquistato su Zalando, che è il nuovo e imperituro amore della mia vita. Cosa avrei fatto senza di lui a Milano? Non lo so, probabilmente avrei preso un aereo e sarei tornata giù in lacrime, ma sto parlando del mio piumino caldo. Questo qui è di Tommy Hilfiger, io l'ho preso a circa un terzo del prezzo originale, è nero, lungo, sino alle cosce, ha il cappuccio e le maniche che impediscono, ecco, che entri ulteriore freddo, e lui, nonostante sia un piumino, in realtà leggero, nel senso non è pesante e non è ingombrante, non è spesso, ha un'imbottitura particolare che non mi ricordo come si chiama, aspettate vedo se ve lo trovo. Ah, qui dice solo technical fibers, sul sito c'erano molte più informazioni a riguardo, per cui l'imbottitura, nonostante appunto non sia particolarmente spessa, permette di stare caldissimi. Lui è una M, lettori miei, io non ho sofferto il freddo
mezzo minuto da quando lui lo uso tutti i giorni, perché è troppo comodo, poi è impermeabile, se piove mi devo sedere da qualche parte, cioè è troppo comodo sta a fare qui. Io non ho più freddo, sto al caldo, anche se devo stare fuori, anche se devo camminare un'ora tipo sotto la neve, io sto al caldo. Nel momento in cui l'ho dovuto pagare ho pianto sangue per un attimo, tipo questo è sangue, no, questi sono i soldi che se ne vanno, ma ora che ce l'ho effettivamente sono molto grata di aver voluto investire la prima volta, una volta sola, su un piumino che fosse effettivamente buono rispetto ad acquistare un piumino di Bershka, di Pull&Bear, che l'anno prossimo avrei già voluto cambiare o che non mi avrebbe tenuta calda quanto fa lui. È assurdo quanto io stia bene da quando ce l'ho. Certo, non è la roba più elegante, più da sera del mondo, magari l'inverno prossimo mi porterò su il mio cappotto di lana di Burberry da usare quando uscirò la sera, ma del resto per il momento la sera. Dove andiamo? Veramente ho bisogno di altri capispalla che non siano lui. Al massimo vado a cena dalla mia amica, ma la mia amica mi conosce, non devo fare colpo su di lei, ci posso andare anche con questo e tornarmene a casa felice e contenta. L'unica cosa che non amo di questo cappotto è il fatto che ha il pellicciotto nel cappuccio, ma la prima volta che è iniziato a piovere e me lo sono messo e ho sentito il caldo che mi dava la pelliccia contro la testa, ho pensato vabbè, fa niente. E fra l'altro ha la pelliccia anche nella tasca qui, quindi sono caldissime. Io non ho praticamente sentito il bisogno di guanti e di cappello da quando ho lui. L'ultimo pezzo di questo haul di abbigliamento non ha assolutamente bisogno di presentazioni e andremo anche velocissimo perché gli ho dedicato un intero video, alla mia nuova e amata e adorata coccinelle beach bag in medium nel colore foliage red. Vi linkerò il mio What's in My Bag nelle schede e nell'info box. Lei ormai ce l'ho da 2 settimane, qualcosa in più sicuramente, mi ci sto trovando benissimo, continua ad essere l'unica borsa che io ho e che uso qui a Milano, dunque nelle ultime settimane letteralmente ogni volta che sono uscita di casa me la sono portata dietro, è in pelle martellata, quindi si graffia, ci piove sopra, ci nevica sopra, non succede assolutamente nulla. Tra l'altro l'ho regolata sulla lunghezza più corta in modo che mi arrivi sotto al seno quando la porto a tracolla e mi ci trovo benissimo, mi piace un sacco. Qua ci entrano tutte le cose che mi servono per l'ufficio e lo vedete nel What's in My Bag. Poi la svuoto un po' per il tempo libero, un po' più leggera, un po' più vuota, ma è ok. È stupenda, bellissima. Questo punto di rosso non solo va d'accordo con tutti gli abiti del mio armadio, ma è veramente tanto 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 elegante e secondo me andrà bene per tutto l'anno. Indubbiamente nel tempo, piano piano inizierò a portarmi le mie borse qui a Milano, cosa che ovviamente non ho fatto adesso perché non erano necessarie, ma per il momento ho lei e credo che anche continuando ad avere altre borse qui a Milano, lei rimarrà la mia borsa da ufficio perché a livello di dimensioni e di qualità si è rivelata l'acquisto perfetto. Tori, questo video è finito, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va, io vi mando un grosso bacio, vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo alla prossima.